Benvenuti amici di Android Blog in compagnia del Samsung Galaxy Note Pro. È grande, ha la penna, costa carissimo, sarà all'altezza delle aspettative. Andiamo a vederlo nella recensione. Eccoci dunque, date le dimensioni, a parlare di ergonomia. Beh, insomma, non riesco neanche a prenderlo in mano perché sennò uscirebbe dall'inquadratura della telecamera. E è un oggetto da tenere appoggiato su un piano. In mano è davvero pesante e non è facile gestirlo anche a livello dimensionale, soprattutto a causa dei 12.2 pollici di display. E per quanto riguarda la tastiera fisica, faccio una piccola divagazione perché vi parlo di questa tastiera che per la tipologia di prodotto è davvero dall'aspetto un pochino povero, plasticoso e non molto bello, e d'altronde si incastra solo in questo verso ma non al di sotto del tablet quando lo voglio usare senza tastiera, e diciamo che è qualcosa che Samsung ha voluto mettere in più ma che sicuramente non aumenta il valore generale del prodotto, forse ne aumenta un attimino la praticità, ma insomma si poteva fare un pochettino di più. Vi parlo adesso della batteria. La batteria è, dicevo, da oltre 9000 mAh, 9500, e porta a sera, permette con uso blando anche 2 giorni. Purtroppo l'autonomia non è altissima nonostante l'amperaggio, perché questo display consuma veramente molto, ovviamente. Display di cui parleremo tra poco, che è veramente veramente bello. Vi parlo anche di ricezione telefonica perché questo tablet ha il modulo LTE e prende bene, qui prende poco perché siamo in una specie di bunker e quindi è poca la ricezione, altri dispositivi non prenderebbero, quindi promossa anche la parte ricezione. E parliamo, come vi avevo anticipato, subito di display. Andiamo ad aprire l'applicazione dedicata, vi faccio vedere la gamma cromatica, che è davvero buona, come sono buoni gli angoli di visione, che non so se riuscirete a apprezzare, ma vi assicuro che non ci sono problemi. E per essere un LCD sono anche buoni i neri e anche la riproduzione generale di tutti i tipi di colori. Tra l'altro vi avvicino alla camera, vi faccio vedere come, nonostante i PPI non siano altissimi vista la diagonale, non si vedono i pixel a meno di non essere a una distanza davvero davvero ravvicinata. E per quanto riguarda le chiamate, andiamo a fare la prova di chiamata, cosa piuttosto anomala su un tablet, soprattutto di queste dimensioni. C'è la ricerca rapida qui in rubrica, noi chiamiamo il 190 e proviamo una chiamata. Pop out qua di lato, alzo il volume. Benvenuto in Vodafone. Volume molto potente, dicevo, qualità dell'audio abbastanza buona. Adesso, se avete sentito grattare, probabilmente è più per la qualità del risponditore dell'operatore che per la qualità dell'altoparlante, che poi andremo a vedere, è davvero buona. Parliamo di email adesso, core di un tablet. Apriamo il client di Samsung che abbiamo visto su tutti gli ultimi Tab Pro, è decisamente buono, è veloce, fluido, con la possibilità di fare lo zoom out e non vi sono problemi di email, di sincronizzazioni. Manca lo swipe per poter cancellare un'email, ma probabilmente verrà implementato con la nuova TouchWiz. Nuova TouchWiz che questo tablet dà un assaggio, ma che trova la sua massima espressione poi a cominciare da Galaxy S5. E per farvi vedere la tastiera invece vi faccio vedere i messaggi, perché questo tablet, avendo una completa parte telefonica, trova anche un'app messaggi dedicata ad hoc. E la tastiera riprende un po' quella di un computer, quella che abbiamo visto sul tablet Pro da 10 pollici. Allora, nessun problema di velocità di digitazione, nessun problema
di nessun tipo, anche a livello di ricezione dei messaggi. Tastiera promossa, tastiera, scusate, ve la riprendo un attimo, magari rispondendo a una mail vi voglio fare vedere come può essere divisa a livello di layout per poterla per poter scrivere con i due pollici e per poter essere posizionata in ogni parte dello schermo. Possiamo averla divisa ma anche intera, ma sempre flottante, dove noi possiamo andare a scrivere con una mano sola e non andiamo a occupare parti di schermo, cosa molto intelligente su un tablet Android dove di solito la tastiera tiene davvero molto spazio. E vi parlo ora di navigazione web. Apriamo il browser, andiamo sul nostro sito che troviamo qua tra i preferiti. Vediamo la velocità di caricamento, che è decisamente buona, e non ha praticamente senso andare a provare il pince su questa diagonale di display perché tutto si riesce a leggere benissimo. Davvero bella tra l'altro la lettura con questa risoluzione molto molto alta. E solito problema che avevamo trovato anche sul 10.1, che ci mette un attimo a renderizzare la pagina, ma sono davvero davvero piccolezze. Andiamo a prendere un sito anche più pesante, andiamo a vedere ad esempio il Corriere della Sera, richiediamo il sito desktop se non c'è già, no, lo richiediamo, e anche qui non vi sono problemi particolari. Comunque non è l'attimo di attesa che va ad inficiare la navigazione web, che rimane comunque piacevole in tutti i campi. Andiamo a parlare adesso di gaming. Proviamo Real Racing, intanto potete vedere come lo schermo è davvero bello anche a livello cromatico, i colori sono ottimi. Vado ad abbassare un attimino il volume, se no non ci sentiamo più. E i colori, dicevo, sono ottimi, la velocità è buona, e giocare su questo display è sicuramente un'esperienza unica. Lo è un po' meno l'ergonomia a livello di manualità quando andiamo a impugnare il tablet. Comunque proviamo a vedere se ce la facciamo. Dovremmo essere pronti per partire. Ok, anche il gioco ce lo dice, quindi noi partiamo. Arriviamo alla prima curva, se riusciamo a non schiantarci prima. Ok, usciamo, vediamo come il gioco non ha il minimo problema con questo Snapdragon 800 e Adreno 330 di GPU, e quindi davvero ottima l'esperienza di gioco. Passiamo ora alla fotocamera. Fotocamera curata come in tutto il reparto pro dei tablet Samsung. Qui le varie impostazioni che ormai abbiamo imparato a conoscere. Qui le impostazioni relative a foto con dimensione massima 8 megapixel in 4 terzi. Qui la risoluzione video massima in 1080p. E qua tutte le altre impostazioni. Qui i modi d'uso che ormai sono classici, e andiamo a provare a fare uno scatto. Prendiamo il nostro solito pupazzetto di Samsung, vediamo il fuoco, è veloce la messa a fuoco. Andiamo a riprendere gli scatti, entriamo in galleria. Qui quello che abbiamo appena scattato, questo è il video che trovate poi sulla recensione e sul nostro canale. Le foto, queste sono state scattate con luci davvero basse perché il cielo era molto nuvoloso. Nonostante ciò, la foto risulta molto bella. Tra l'altro, caso strano, rende meglio su un computer che non su questo display, perché il display va a upscalare l'immagine che non ha la stessa risoluzione della foto, cioè nel senso va a modificare la risoluzione perché non è la stessa dell'immagine. Comunque la macro è buona, come potete vedere qui. Questa è stata scattata al buio, completamente al buio, con il flash. Non vi sono
problemi di sorta. Un po' di rumore sono sugli esempi che troverete nella review che non ho qua in memoria e si trova solo quando vi è poca luce e scattiamo senza flash, ma comunque reparto multimediale promosso anche a livello hardware, in quanto la dotazione del flash è comunque importante su un tablet. Ottima anche la camera frontale da 2 megapixel che permette videochiamate di qualità molto molto alta. E passiamo adesso di nuovo alla galleria per farvi vedere i nostri classici filmati di test. Parto subito dal DVX, che trova lo stesso problema che abbiamo visto con il resto della gamma Pro. Praticamente non riesce a riprodurre i codec audio, ma la riproduzione video è decisamente fluida. E usciamo dalla galleria, che devo schiacciare due volte anche qui. Faccio vedere un 1080p dove i colori del display vengono esaltati. Guardate che belli. Davvero importante la riproduzione multimediale su questo tablet. Usciamo dai filmati di test, vi dico che comunque legge qualsiasi altro di formato, anche l'MKV, che non vi sto a far vedere per ragioni di tempo, ma comunque nessun problema sull'MKV, solo un attimo sull'audio dei DVD. Dei DVX, scusate. Dai video passiamo alla musica, andiamo a sentire come si sente la nostra canzone di test. Allora, effetto stereo molto accentuato dai due altoparlanti che sono posti a distanza davvero notevole l'uno dall'altro, potente il volume, corposo il suono, a metà tra il 10.1 e l'8.4. L'8.4 aveva un suono più completo a livello di gamma sonora. E adesso passiamo un attimo alle impostazioni del tablet. Vi faccio vedere intanto il classici tab in modo veloce di Samsung. Vi porto l'attenzione sulla versione di Android, che è la 4.4.2, l'ultima disponibile anche in questo caso. Adesso lo spazio in memoria, la capacità è 32 GB più l'espansione di memoria, quindi non abbiamo problemi di memoria su questo tablet, anche se il sistema occupa ben 5,62 GB di memoria. Vi faccio vedere il resto della carrellata delle impostazioni, che hanno anche la possibilità di attivare multi-schermo, ma soprattutto quelle relative al GPS e alla rete cellulare, vista la dotazione del modulo 4G. Ma cos'ha in più degli altri tablet questo Note? Beh, sicuramente la penna. La penna l'abbiamo imparata a conoscere, e conoscere su tutta la serie Note, penna che sfrutta la sua massima potenzialità su una simile diagonale di schermo. Potete vedere come riconosce bene la pressione del tratto, visto il digitalizzatore Wacom che equipaggia questo tablet, penna che permette di essere riconosciuta anche senza toccare lo schermo, e possiamo attivare anche S-Finder, di cui vi avevo parlato su altro tablet, ma che praticamente è una ricerca contestuale in tutti gli ambiti del tablet e anche del web. Vi parlo di multi-windows che trova un'implementazione diversa su questo Note Pro, scusate, dove possiamo, al posto delle classiche due applicazioni, aprirne fino a 4. Adesso vediamo se riesco a fare quello che voglio fare. E apriamo ad esempio la galleria, la mettiamo qua a fianco, benissimo, siamo a 2. Continuiamo ad aprire finestre, apriamone 3 e poi una quarta che andrà posizionata qua sotto, tutte riposizionabili a nostro piacimento. E solo una diagonale simile permette una simile implementazione del multi-windows. E vi parlo di parte office, anche in questo caso abbiamo la suite nuova di Samsung, che è anche un viewer espandibile con tutti i suoi plugin gratuiti per ora, scaricabili
dallo store e vi faccio vedere anche un attimino le app che ha Samsung preinstalla, che si trovano già di fabbrica in una cartella chiamata Samsung. Qua le potete vedere. Ci abbiamo Knox, abbiamo il Watch On per il telecomando, abbiamo S-Voice anche qui e il nostro assistente vocale personale e molte altre applicazioni che vi lascio da scoprire se acquisterete questo tablet. Ma quindi va acquistato questo tablet, sono 900 gli euro richiesti per questo dispositivo. Sinceramente un pochino ci mette male definirlo come tablet, piuttosto è una workstation in ambito Android. Ecco, visto in questo ambito non esiste un dispositivo Android, un tablet Android così completo e con tutte queste implementazioni e con un display così bello, quindi non è che la scelta sia così ampia. E a questo si aggiunge la tastiera, si aggiungono tutti i contenuti extra dati da Samsung Italia, si aggiunge la penna, il digitalizzatore e il modulo LTE e i 32 giga di memoria, insomma tanta la dotazione di serie. Vale 900 euro? Insomma, io sinceramente aspetterei un attimo di svalutazione, anche perché con questi soldi possiamo comprare un ottimo PC portatile che, volente o nolente, permette più funzioni di un tablet Android. Ma se le vostre esigenze sono quelle che questo tablet può soddisfare e vi piace il sistema Android, allora la spesa è necessaria, perché nessun altro dispositivo riuscirà a darvi quello che dà questo tablet. Quindi per questa recensione è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.